Ciao a tutti, ora, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me e da Eivor, guarda tossi cretini. Allora, stiamo seguendo la quest Marionette e Prigionieri e andiamo ad informare Cinebeot di quello che abbiamo scoperto. Abbiamo recuperato il messaggio dal messaggero, giro di parole, ma è così. Ok, reazione al massimo. E in un forte nello scorso episodio, se vi ricordate, io già non ricordo di una ceppa, però vabbè, normale. Ok, attenzione che qui c'è del ferro. Ok, benissimo, anche qui piano piano. No, devi andare dritto però, perché lo rompi, ma io lo devo anche prendere, Allora, siamo quasi arrivati, è molto vicino, perché io faccio le sconce, quindi ci arrivo presto alle cose. Hai gli obiettivi. Eccoci. Credo che sia qui. Vediamo se adesso ci dice quello che noi vogliamo sapere. Perché Falkenstein, adesso mi devo incontrare qui con lui. Oh! Ah no, questo è un... viaggio rapido, perfetto. Abbiamo sbloccato un altro viaggio rapido. Mi scusi signora, non la volevo. Net to Shebet. Ecco, andiamoci a incontrare con Basim e il sacerdozio qui, come si chiama, non mi ricordo. Io non vi capisco. Allora, questo si può ingaggiare. Che cazzarola di... ma che... che maschera è? Ah, vedi che roba. Questo deve essere... deve essere... deve essere forte, però, Allora. Il tuo dio proibisce tessuti misti di lana e lino. Ho l'impressione che non conosca l'Inghilterra. Eivor, hai notizie? Sì. L'aldermanno del Kent sarà te in Tedmund. Tedmund? Dio mi mette alla prova. È terrorizzato da voi danesi. Non lascia mai la fortezza di Rochester. Come potrò ottenere il suo favore se non si fa avvicinare? E da nessuno? Che dilemma. Per guadagnare la sua fiducia dovrei farlo sentire in debito. Della vita, forse. Va avanti. Un assalto alla fortezza. Un rapimento. Se tu lo strappassi al nemico, salvandolo da morte certa, la sua gratitudine sarebbe... infinita. Mi darebbe cieca fiducia. Ma è più facile aprire le gambe di una suora di clausura che quella fortezza. Vabbè. Mi dissocio. Forse. O forse no. Sai dell'altro, Basim? Possiamo reperire qualcuno a lui caro? Lo prenderemo a Rochistre. Allora, a Rochistre. Nascondi qualcosa, Basim? C'è una segheria lì vicino, vero? Beamsfield. Alfred investe molto nella difesa del Wessex e usa le nostre foreste a tale scopo. La segheria gli fornisce il legno. Tedmund si trova lì. Impossibile. Come lo sai? Si dice che Tedmund abbia rinunciato al suo esilio per supervisionare la fortificazione di Canterbury. Rapirlo in una segheria sarà più semplice che assaltare una fortezza. Ma il salvataggio non farà lo stesso effetto. Ne varrà la pena. Potrebbe funzionare. Sì. Sì. Portatelo ai megaliti. E Fulke? Quando avrò la lealtà di Tedmund, voi avrete Fulke. Andate. Io radunerò la banda dei salvatori. Faccio affari d'oro. Che pizza, dobbiamo sempre fare qualcosa per ottenerne un'altra. Intanto mettiamoci due punti. Allora, talenti 189 di potenza, attenzione. Allora, dobbiamo andare a piedi, scusa, Basim. Ah no, lui va a prendere il cavallo. Vabbè. Ah beh, ci sono tutti e due qua. Basim. Egoista ed evasivo. Ci condurrà davvero a Fulke. L'abate è amico di Fulke. Questo è chiaro. Finché non conoscerai il nostro cavallo, una possibilità. Esatto.
Ma perché? Perché? Ah, non c'ho. Non ho le abilità cariche. Ok. Qua. Mo ce l'abbiamo pure potenziate le asce, eh? L'abilità delle asce è potenziatissima. Mi sovviene una storia, forse l'hai già sentita. Lo scorpione e la rana. Mm-hmm. È una favola? È un insegnamento. Lo scorpione vuole attraversare il fiume, ma non sa nuotare. Allora chiede aiuto alla rana. La rana accetta di trasportarlo sul dorso, a patto che lo scorpione prometta di non pungerla. Fammi indovinare, lo scorpione la punge lo stesso perché è la sua natura e affogano entrambi? Lo scorpione attraversa il fiume e punge un passante innocente uccidendolo. Qual è la morale del racconto? Che le tue storie sono confuse quanto il loro significato. E ogni storia ha migliaia di finali possibili, molti dei quali sono sorprendenti. Se l'abate non ci dirà dov'è Fulke, morirà per mano mia. E noi continueremo a cercarla. Un approccio moderato. Allora, senti, Basim, il tuo cavallo è morto e questo si è capito. C'è quell'altro, puoi prendere quell'altro. Sei tu che sei sceso per sistemare questi, eh? Io, boh. Che dovevamo fa? O sei impicciato qua perché gli è morto il cavallo? A te pare, a te. Prendi questo. Oh, alleluia. No? Porca puzzola, affasciatissima sto gioco, come si impiccia. Perdi un attimo il filo, è finita. Sindrid chi è? Non ho capito, signorina. Vabbè, ce lo dice poi, eh. Basim filosofico. Cerca di non fermarti più, a sistemare la gente che ci tira le asce. Lascia perdere, che poi te perdi il cavallo, e perdi anche la condizione di dove sei, chi sei e cosa devi fare. Si è fatta notte. Attenzione, non lo fare! Ah, meno male. Dove sei? Eccomi, cretino! Ma io boh, ma veramente fai? Vabbè. Ivansfield è più avanti. Fa strada, io ti seguirò. Ci stanno a tirare cose, io te lo dico. Allora, più avanti in per di Spero qua. Spero che questa caccia dia i suoi frutti. Quando l'abate avrà la gratitudine di Ted Bund. Quando l'abate avrà la gratitudine di Ted. Ecco, tocca a me. Olè, dai. Non lo so, la gente prende, ci insegue. Quando l'abate avrà la gratitudine di Tedmund, consegnerà Fulke. Ok. Non ci costerà altro che questo. Va bene. Se quel superbo manterrà la parola. Speriamo, perché mi sarei anche un po' rotta di fa da zerbino, eh? Posso dire? Allora, trova i rapisci. Vediamo un po' se sta lì da quei pizzi. Lì c'è anche una chiave da prendere. Preferisci agire nell'ombra? Eh sì, agisco nell'ombra per servire la luce, è ovvio. Aspetta. Sitti. Ok, lì ce n'è un altro. Vorrei cercare di attirare meno possibile attenzione, come dire. Allora, dammo sede qua, va. Basim, vieni. Attenzione che lì c'è gente brutta. Cerchiamo di non attirare l'attenzione, Basim. Questi fanno la ronda. Sei imboscato? Sì, boh, non lo vedo però. Mi fido, eh. Ah, ecco di là, ok. È imboscato.
no. Mi sono fatta prendere, Zitto. Olè, zitto. Leuga, Leuga. Ma Leuga chi è? Vabbè. Passiamo di qua, Basim, yeah. Allora, qui c'è una chiave, però. Levati, signora, si levi! Ok, ci ha visto qualcuno, no? Ok, allora, qui c'è una chiave, non so se ci serve, ma io me la prenderei. Anche le frecce. Ah, qua tocca... tocca togliere questo. Continuate a fare quello che stavate facendo, Non badate a noi. Ah, da qua, da qua. Aspetta, prendo anche qui. Ok, levate Basim. Mamma mia, sempre in mezzo ai piedi. Non è che mi devi seguire proprio come in ombra, Passiamo da qua dopo, Ok, via. Allora, allora, abbiamo detto che c'è una chiave. Eccola qua. No, ci potrebbe servizio, semmai. Ok. Allora, proseguiamo di qua, Basim, mi vieni. Allora, qui intanto c'è qualcosa sopra. Lì c'è un'altra chiave che ci potrebbe servire. Qua non si entra. Questo non l'acchiappo perché? Che c'è davanti? Olè. Attenzione. Lì c'è una chiave, ma c'è pure un sacco di gente. Deo. Ho mancato bellamente. E non lo piglio, sa. State zitto, cretino. Oh, madò. Olè. Zitto. Piglio tutto. Deprediamo il forziere. Tanta roba, raccogliamo la chiave. Là. Che dice? Non ho capito, signor. Allora, mo entriamo qua. Là. Le guardie qui sono vigili. Ma sì, ma so delle pippe. Osate contraddire gli Teresi! No, no! Salvatemi! Ma sì, me le devi togliere! Ma sei cretino! Si sa mai, levate! Ma guarda quanto è cretino sto Basim. Veramente stupido, posso dire? Zitto. Poi. Zitto. Allora, Basim, che volevo fare? Forse dobbiamo uccidere prima tutti? Ok. Ma che sta di... Basim, me lo vuoi prendere, per favore, questo? No, via. Allora, qua però c'è... un'armatura, proprio qua. Proprio qua. Io me la andrei a prendere, come dire.
Basim, controlla quello tu, Ok, dai. Olè, quanti da brigantina, tanta roba. Olè. Scendi, scendi, scendi là. Ok. Ok, Liga. Gli devo dare una bottarella, vedi? Dai. Non è me che cercate! Lasciatemi! Smettila di guaire e vivrai. Vivrò! Oh, santi, aiutatemi! Allora, aspetta un attimo. Il silenzio ti salverà, Tedmund. Il silenzio, non i tuoi santi. Basim, cerca di fare qualcosa. Abbiamo l'uomo che volevamo. Non senti il sangue ribollire di eccito. In nome di Dio! Se mi vedono sarà un problema. Basim, però mi devi dare una mano! Ma mica mi aiuta sto cretino! Torna. Guarda se si ferma pure il cavallo, Posiziona. Ma vaffanlovo. Basim, sei inutile come... Guarda, stavo per dirla a me, ma lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. Cristo è con noi, ti faccio a me. Ma state zitto, cretino. Andiamo e... Abbiamo... Ma andiamo di che? Ma non vedi che c'è stanno anzi qui, cretino? Io boh. Andiamo, Eivor. Abbiamo l'uomo che volevamo. Va, falla, ho detto i quarti della palazzina tua, va. Eccitazione? Non preferisci agire nell'ombra? Guarda il suo cavallo pure, Un uomo, portarlo via velocemente e fuggire senza nessuno alle calcagna. Ci nascondiamo in piena vista, è così che facciamo. Ma solo fino al momento della vittoria, fino al colpo di grazia. Sì. Io preferisco agire e parlare con chiarezza. I sovrani che non... I sovrani che non lo fanno vengono spesso fraintesi. Ma in quanto capo, anche tu ammetterai che a volte ti devi ammantare di intrighi e sotterfugi. Non so quanti nel tuo... Io me do. Tu chiacchiera, Basim, io me do. Chi c'è qua, dai. Ma questo? Mamma mia, ammazzato. Non so quanti nel tuo clan conoscano il vero motivo dell'assenza di Sigurd. Hai capito che intendo. Un capo sa quando parlare e quando tacere, poiché il silenzio non sempre è una menzogna. Ma può sembrarlo. Tu credi fermamente nel nascondersi in piena vista, vero? Con tutto te stesso. Come faccio in un... Fermi, danesi! In nome di Alfred, re di Wessex, vi ordino di consegnare nelle mie mani il suo leale servo. Sta lontano, cristiano! O il tuo uomo morirà per mano mia! Vi prego, non sono l'uomo che volete. Tienilo d'occhio. Ci varrà una fortuna. Una mossa falsa e ti recido i tendini. Abbiamo il tuo uomo. Ora finisci la tua commedia e vattene. Siete sicuri che sia Tedmund? Ha abiti nobili, ma è più basso e più grasso di quanto ricordi. Non sono Tedmund! Non lo sono! Lo giuro su Cristo in croce! Non sono Thane Tedmund! Cosa diavolo sta succedendo? Chi sei? Rispondi o ti sgozzerò e ti lascerò ai corvi! Shergar! Mi chiamo Shergar! Lord Tedmund mi paga una miseria per impersonarlo! Fratello Shergar? La prioria di Sant'Agostino è lontana. Ho lasciato il convento molte lune fa, vostra santità. La vita monastica non faceva per me. Ci condurrai da Tedmund. Abbiamo una sola scelta. Forse mi conviene ucciderti. No, ci condurrà da Tedmund. Puoi comunque aiutarci, Shergar. Chiedi un incontro a Tedmund. Fallo uscire allo scoperto. A Tedmund non interessa ciò che dico. Ricevo ordini via lettere, mai di persona. Quasi non lo conosco. Non ci servi a nulla, dunque.
Forse dovrai ucciderti qui e ora. No. Un momento. Fammi pensare. Dannesi! Per assaltare le mura servono dannesi. C'è un campo di razziatori a est da cui dovevo guardarmi. Agendo come Tedmund, ho ordinato ai soldati di catturarli. Forse riuscirete a fermarli in tempo. Se un'altra banda di danesi si unisse al nostro assalto, potremmo usarli come diversivo per entrare a Rochester. Se non verranno annientati prima. Io sono ancora Tedmund per i soldati. Posso parlare al capitano e far ritirare gli uomini. Un piano coraggioso. Le Norne tessono trame impossibili da districare. Il nostro viaggio a Rochester era scritto nel fato. Abate, resta vigile. Ti faremo sapere quando saremo pronti. E questo stolto sa troppo del piano. Lo porteremo con noi. Oppure fanne ciò che vuoi. Non lo so. No, lo porteremo con noi. Verrà con noi. E se mi tradirà, gli arrostirò i testicoli su uno spiedo rovente. Oddio. Non ve ne pentirete. Con la mia astuzia e prontezza eviterò una carneficina. Posso sempre ucciderti, amico, se non la smetti di blatterare. Ok, quindi damo 6 cavalli. Tedmund sono sempre meno. Come si diventa un sosia? Ci sono dure prove ed esami scrupolosi da superare? Sono nato con la sfortuna di somigliare a un altro. Avrei dovuto restare sul sentiero di Dio. Perché l'hai lasciato? Sono il settimo figlio di un padre povero. Non volendo un'altra bocca da sfamare, mi diede ai monaci. La vita monastica non ti si addiceva? Pensavo che avrei trovato conforto nella ripetizione. Invece non facevo che pregare e spezzarmi la schiena. Le Norne tessono strani destini. La tua vita dipende dalla trama che tesserai tu stesso. Non sono un bravo attore. Mi è innaturale. Mi sudano le mani e quando sono agitato inizio a balbettare. Ma non ci proverò. Ah, provare è il fondamento di tutte le arti. Il capitano non conosce bene Tedmund. Se saremo convincenti, non dubiterà dei miei ordini, spero. Beh, ti conviene, Ciccio, ti conviene. Mi sa che è qui. Troppo tardi. Oh, hanno fatto una strage qui. Ma veramente? Dobbiamo salvare i sopravvissuti, a ogni costo. Madonna, che è? Avviciniamoci al capitano con cautela. Beve molto e gli serve solo una scusa per ucciderci. Mm-hmm. Sì, sono io, Thane Tedmund. Vengo per discutere gli ordini che vi ho impartito qualche tempo fa. Questo giullare ci farà uccidere tutti. Non vedrete un'altra alba all'ora di parci. Inchinatevi, brutti cani. Ora siete schiavi del Kent. Con me? Vedi qualcun altro di interessante? Tedmund, che ci fate qui? Non osare rivolgerti a me con tale impertinenza! Non sai chi sono? Siete Tedmund, come ho detto. Perdonate la mia insolenza, ma credevo foste tornato a Rochester. Oh sì? Mi vedi forse a Rochester? Voi no, signore. Gli uomini saggi non si fanno annunciare. Avete strani compagni, signore. Un arabo e una danese? Sono qui per aiutare il Thane. Ti stai sbagliando? Pagherete per le vostre azioni. Sono qui per istruire il Thane sulla mia gente. Precisamente. Una sorta di scambio culturale. Forse anch'io un giorno visiterò la vostra... Danesia. Danesia. No, vabbè. Mi consideri una straniera. Ma non siamo tutti uno specchio delle terre che abbiamo visitato? Beh, dunque, detto ciò, avete altri ordini, signore? Ma questo da dove parla? Sì. Ordino, vi ordino di non perdere tempo e di tornarvene alla caserma, insolenti! E i danesi prigionieri? Lasciateli liberi. Uccideteli tutti! Fino all'ultimo! Lasciateli qui, legati, come cibo per lupi e corvi. È tutto, potete andare. Ciao.
Che cretino, è credibile come boh. Un'interpretazione che ti vale la libertà. Va e vivi una nuova vita nei panni di te stesso. Lo farò. Questo assaggio di potere mi ha fatto pensare. Forse potrai essere un capo, un vero capo. Vada vede. Sì, sì. Muovetevi. Donne e birra vi attendono. Avanti, lumache. Avete degli ordini. Ok, liberiamo tutti. Legati ovviamente. Devo liberarli. Ovviamente. Di questo ci dobbiamo parlare. Questa? Ti dobbiamo la vita, sì. Amica. Quei sassoni bastardi ci avrebbero uccisi tutti. Sì, sareste morti. Ma ora potrete vendicarvi. Marciate con noi su Rucister. Prosciugatela dei suoi tesori. Lo faremmo volentieri, ma non siamo abbastanza per abbattere quelle spesse mura. E non abbiamo alleati nel Wessex, non se l'obiettivo è assaltare dei loro compatrioti. Ci rivolgeremo alla mercia. Giedrich ci fornirà la nostra orda vichinga. Manderemo un messaggio nell'Oxenfordshire. La mercia sarà felice di combattere il Wessex. Come ti chiami, guerriera? Runa e Gilsdottir. Ci servono navi, Runa. Abbiamo una piccola flotta sul fiume, ma una catena sbarra l'accesso alle mura di Rucister. Rimuoverò la catena e le vostre navi passeranno. Prendi le armi e le armature dei caduti. Serviranno a Giedrich e agli uomini dell'Oxenfordshire per celare le loro origini merciali. Ai miei guerrieri è stato negato il Valhalla. Non posso permettere che le loro armi vengano donate ad altri sassoni. I tuoi guerrieri sono eroi. E le loro armi li glorificheranno. E con la vittoria renderemo loro giustizia. Placherai i loro spiriti inquieti, lo prometto. I tuoi uomini indosseranno le armature? Qual è il nostro piano? In mattinata andrai a Buckingham e ricorderai a Giedrich la sua promessa. Quando avrai la sua parola, incontriamoci sulla riva presso il porto di Rucister, con le navi. L'abate Kinebert dovrà essere avvertito. Gli servirà tempo per radunare un drappello. Runa, è compito tuo. Prima che tu parta, ti dirò dove incontrarlo. È tutto sistemato. Alle luci dell'alba partirò. Bene, così avremo il tempo di bere. Ok, mo sembra che vanno abbastanza d'accordo. Ti sei spinto lontano, seguendo i tuoi doveri. È questa la vita di un occulto. Un viaggio eterno. La mia storia è inusuale, ma il credo viaggia. I nostri ideali sono universali. Esiste un luogo che chiami casa? Una vera casa? No. Strano. Per me la casa è la famiglia, ma non ho una famiglia. Nessuno. Neanche Hitam. Genitori, fratelli, tutti morti. Io ho perso i miei genitori quando avevo 9 inverni. Senza Sigurd, non avrei nessuno. C'è sempre un legame indissolubile. Già. I figli ti confondono. Portano grandi preoccupazioni. E una gioia immensa. Quasi da fermare il cuore. E se ti va bene, ti rimpiazzano. A me è andata male. Avevo un figlio. Mi manca da impazzire. Anche ora. Mi dispiace, Basim. Mi è stato portato via. Da un uomo fidato. Un amico, un mentore. Un uomo in cui credevo ciecamente. Ma un uomo fidato
può prenderti tutto. E lui se l'è preso. Ogni cosa. Ah, interessante questo dialogo. Non me lo ricordavo proprio. E chi sarà questo ragazzino? L'uomo dietro all'uomo. Rochester non sarà una facile conquista. È ora di prepararsi. Ok. Ci prepariamo. Mentre io e Eivor ci prepariamo, ci mettiamo anche i due puntozzi talento. Andiamo subito. Lasciamo sempre a fado. 191 abbiamo di potere. Benissimo. Allora, mentre io e Eivor ci prepariamo e poi ci dirigiamo in per di là, che sta anche relativamente vicino, continueremo l'uomo dietro all'uomo la prossima volta. Quindi un saluto a tutti da me e da Eivor e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!